Volley con il successo sulla Francia per 3-2 ieri sera dell'Italia nell'ultimo weekend di World League in svolgimento ad Aversa in Belgio. La notizia è molto positiva per i colori giallo-blu, oltre a quelli azzurri che tengono viva la speranza per la qualificazione alla Final Six in programma in Brasile, perché il trascinatore della squadra italiana è stato il nuovo posto dell'Azimut Giulio Sabbi, che è entrato nel quarto set con gli azzurri sotto per 2-1, ha messo a terra i palloni decisivi per giocarsi la gara al tie break poi vinta. Molto bene anche Matteo Piano, subentrato nel secondo parziale, l'altro vinto dall'Italia, che con questo successo potrebbe centrare la clamorosa qualificazione se riuscirà a battere Belgio e Canada. Tra i francesi già qualificati alla fase finale non ha giocato Erwin Gapet, tenuto precauzionalmente a riposo dopo i problemi addominali. Bene anche nell'altro girone la Slovenia, trascinata dall'altro giallo-blu Urnaut, che comanda il raggruppamento 2. E sempre per quello che riguarda il volley, Gianni Fanton lascia la formazione di Modena Est, il titolo finirà in serie A2 a Bolzano, gli struzzi si sciolgono e nasce un nuovo progetto. Che non ci fosse spazio per l'A2, il presidente Gianni Fanton l'aveva già annunciato, non siamo riusciti l'anno scorso, non riusciremo nemmeno quest'anno a partecipare a un campionato davvero importante. Il titolo è stato quindi venduto alla squadra di Bolzano e la notizia di una fine che ne accompagna un'altra riguardi però un nuovo inizio, infatti in via di definizione un nuovo progetto di Fanton con la società sportiva Anderlini. 6 ragazzi della squadra promossa ai playoff verranno affiancati ai giovani under 20 del Pala Anderlini per una nuova avventura.